No, volevo dire una cosa, visto che io in realtà non ho visto una video sempre una partita con la con Brescia, no? E in realtà dico, che poi diciamo, no, perché era già una squadra piccola, sì, era una squadra piccola, ma non una piccola squadra, come dice la pubblicità, che in effetti non è tutto, i giocatori. Quindi i due gol che abbiamo fatto, che hanno fatto, i giocatori hanno fatto, e dico, quindi, so che non si vede più come ci pensi per il rilancio, sia il primo che è l'investibilità di Troia, e poi far fare il conto di giocatori, per non parlare del secondo, tra Di Cecco e Pia, e i movimenti che hanno fatto Monachello e Gatto, e le puntate di Gatto, cioè vuol dire, non c'è niente, perché io non so se lei scambiasse adesso, che so, Gatto, Monachello, Pia, un piccolo, per non dire certo, con Celauro, Corge, Altemagni, e compagnia di genere. No, no, se in passato ho fatto pensare il contrario, nel senso sulla mia rosa, ti ringrazio perché mi fai... E dire una cosa che ci tengo, cioè io sono strafelice dei ragazzi che ho, che alleno, perché come ho sempre detto, anche se ci sono squadre all'inizio costruite per affrontare un campionato d'alta classifica, come anche nel mercato di gennaio c'è stata qualche società che si è mossa in maniera particolare sempre per cercare di migliorare la rosa. Io ho semplicemente detto che avevo solo bisogno di recuperare al più presto infortunati di lungo periodo. Ci può essere qualche squadra che tecnicamente, che sulla carta può essere più forte di noi, però io sono orgoglioso di allenare questi ragazzi, perché so che partono. So che la possibilità di fare l'allenatore la potevo avere solo con questi ragazzi, cioè parto avvantaggiato perché ho un nucleo storico che comunque fa entrare immediatamente i nuovi arrivati, quindi si crea subito la compattezza di squadra. È chiaro che però a volte è inutile negare che magari il Brescia può avere una squadra più forte di noi, perché purtroppo nel calcio ci sono delle categorie. Se Caracciolo e Corvi hanno sempre giocato in Serie A, evidentemente perché sono dei giocatori di categoria superiore. E questo non esclude il fatto che magari i giocatori che adesso giovani o che il secondo anno che giocano, che poi in un futuro possano comunque togliersi le soddisfazioni ad arrivare a un certo livello, però non ci dimentichiamo che all'inizio, quando era Alberto Cerri, veniva dalla Primavera, Armini veniva da un periodo che non... ci sono diverse situazioni. È chiaro che adesso è facile dire la squadra è forte, la squadra gioca bene, ma quello che dico sempre ai ragazzi è tutto merito del lavoro che hanno fatto dal 14 di luglio, e devono continuare in questa maniera. Ripeto, è innegabile che magari c'è squadre come Catania nel retrocesso, che ci sono giocatori di Serie A che magari sulla carta, ma è normale che sia così. Poi ripeto, per quello io davo valore, per quello il mio dispiacere magari quando si perde una partita non si dà valore a quello che questi ragazzi stanno facendo. Lo sto dicendo dall'inizio del campionato e lo riconfermo, stanno facendo qualcosa di straordinario. Come ha trovato la squadra in questi due giorni di assenza? Ma oggi abbiamo fatto un allenamento un po' di scarico, perché comunque in settimana ha lavorato bene, e infatti oggi penso che era più giusto che venisse Andrea a parlare, perché comunque in questi due giorni gli allenamenti li ha gestiti lui, quindi non che non sappia quello che è successo o meno, però ha lavorato bene. Ma ripeto, sotto quell'aspetto questi ragazzi, a prescindere dalla partita, ma sotto l'aspetto dell'impegno e degli allenamenti, vi garantisco che non hanno mai sbagliato di nulla. Come sta Prost? Mecca ha ripreso con la squadra, è recuperato al 100%, e gli unici due sono vabbè Nicolas, che comunque ancora sta lavorando a parte insieme a uno in palestra, e Antonio Piccolo purtroppo che
che deve stare ancora fermo dopo la visita che ha fatto stamattina. Ma chi questa parte? No, deve stare questa settimana, non può essere comunque. Ha preso una palmata all'occhio, ha avuto un problema, c'è un ematoma all'occhio, quindi per adesso non deve stare a riposo. Mister, a Bari per tornare. A Bari è una partita difficile, poiché ci sarà un pubblico caloroso e la squadra in questo momento alterna, perché comunque la settimana scorsa ha vinto 4-0 con il Frosinone e adesso viene da una sconfitta. È chiaro che è una squadra che l'ultima partita vuole zero 3-5-2, ma quelle precedenti ha giocato un 3-4-2-1, un 3-4-3, però pensare che andiamo a Bari a fare una sgambata è impensabile. È chiaro che abbiamo una squadra di fronte, una squadra forte e, che è un po' in difficoltà, ma ripeto, sta sempre a noi comunque far sì che questa squadra rimanga in difficoltà, ma sicuramente non sarà un impegno facile, anzi. Questa Nicola non sarebbe un po' tabù, perché tutte e due le volte precedenti sono stati a sfavore della Virtus, sono state delle buone prestazioni. Ricorderà quella, sì, di, sì, ricorderà sì, quella delle, insomma, 4-3, no? Sì, le ricordo tutte e due, anche l'anno scorso penso che c'è stato un episodio dove è stato annullato un gol a Federico regolare e da quell'episodio quella partita l'abbiamo persa, ma penso che sia stata una delle migliori partite che abbia fatto il Lanciano l'anno scorso, quella di due anni fa, ce la ricordiamo tutti, perché andare dopo 7 minuti del secondo tempo, andare sul 3-0 e perdere una partita del genere ha fatto male, però ripeto, l'importante era l'obiettivo finale che si è raggiunto. È chiaro che quella partita rimarrà sempre in mente sia dei tifosi di Lanciano, ma soprattutto anche a noi. Senti, tu ne accennavi al fatto che il tuo collega di Bari ultimamente ha scambiato spesso modulo, ti aspetti un ulteriore cambiamento o che tipo di partita in generale ti aspetti del Bari? Io penso che questa partita non sia una partita tattica, ecco, è più una partita di motivazionale, più una partita di determinazione e più una partita di tener botta, perché comunque è una squadra che partirà forte, perché comunque tanto il pubblico vorrà far sua la partita, è comunque un ambiente non facile, perché comunque nel momento in cui le cose non vanno bene non è semplice neanche per loro, però ripeto, è una partita più, sarà una partita intensa, sarà una partita di, bisogna stare concentrati e attenti a non cadere errori, non andare dietro né al pubblico né dietro a delle scelte arbitrarie, nel senso stare, rimanere concentrati sulla partita e basta. Tu Nicola, visto che spesso siete giocato insieme, siete spesso avversari, una persona che sa, ti è piaciuta di sentirla? Davide per me è un amico, perché comunque sia quando giocavamo insieme ci frequentavamo con le nostre famiglie, abbiamo passato dei momenti bellissimi insieme, sia a Terni che a Siena. È chiaro che purtroppo sabato ci sarà una partita importante che tutte e due, penso, come la vorrà vincere lui, la vogliamo vincere, la voglio vincere anch'io, la vogliamo vincere anche noi. L'amicizia nel momento in cui si scende in campo si mette da parte, perché uno deve pensare alla propria professionalità e al proprio obiettivo. Per quanto riguarda la partita, accennavi al pubblico, insomma, anche al fatto che loro vengono da risultati non positivi, può essere si può preparare la partita cercando di resistere dei minuti per poi magari mettere ancora più pressione sul Bari, come diciamo impostazione tattica. Sì, ma come ragionamento ci può stare, nel senso è chiaro che all'inizio partiranno forte, poi sta a noi ritardare fargli prendere coraggio oppure tenerli in difficoltà. È chiaro che mi viene in mente la partita di Frosinone, che nonostante siamo passati in vantaggio il pubblico ha continuato comunque a tifare la squadra, e posso pensare che a parte i meriti dei ragazzi della squadra a volte il pubblico si fa sentire ed è importante, ecco. Quindi ripeto, sta a noi. Noi dobbiamo far sì che lasciare da perdere tutto, cioè analizzare, guardare un po' lo stato, sì, quando si entra, è stato bellissimo, un pubblico delle grandi occasioni, però ripeto, al momento in cui inizia il fischio d'inizio dobbiamo pensare solo a fare quello che abbiamo fatto fino adesso con maggiore determinazione, perché comunque, ripeto, di fronte avremo una squadra che ha gamba, che comunque ha dei giocatori importanti, che ripeto, sta a noi non far sì che sfruttino le loro caratteristiche.
Per quanto riguarda invece questi 2 giorni ad Empoli, avete visto da vicino il lavoro, insomma, di Sarri? Sì, siamo stati 2 giorni, abbiamo visto gli allenamenti, penso che in questo momento sia uno dei migliori allenatori in Italia, perché è un lavoratore, quindi lavora molto bene. Quindi, è sempre piacevole andare comunque a vedere un collega preparato, perché c'è sempre, specialmente per me che sono al primo anno e sono giovane, catturare sempre qualcosa da chiunque. Ecco. Visto lei che ha giocato un po' in tutta Italia, ma crede ancora che il pubblico sia molto fondamentale, molto importante? Perché io vedo che un po' a livello, succede un po' a livello di risultati, spesso è più difficile, anche in Serie A, anche in Serie B, vincere in casa che vincere fuori. Sì, no, ma questo sul piano del risultato è chiaro, l'abbiamo già affrontato in passato, ho detto che poiché in casa uno la partita la deve fare, non può giocare di rimessa, e le difficoltà ci sono, però è anche vero che giocare con il pubblico a favore, cioè nel senso, è chiaro che un giocatore se viene fischiato, criticato, reagisce in maniera diversa, basta guardare in Milan in questo momento, e pensare in passato, magari il giocatore, io ho avuto a Terni addirittura, si è messo in difficoltà un giocatore come Dell'Arno, perché era un giocatore fortissimo, chiaro che quando poi non sente la fiducia, non tutti i giocatori hanno reagiscono nella stessa maniera, ma il collettivo della squadra comunque è chiaro che magari può essere la paura di sbagliare, la paura di fastidiare la palla, sotto quell'aspetto fare risultato in casa è difficile a prescindere, perché comunque ripeto, una cosa è fare una partita magari di rimessa, una cosa è comunque non fare la partita, quindi in casa si è costretti e spesso e volentieri si dà spazi alla squadra avversaria, alle ripartenze, ma non c'entra niente col fatto che comunque avere il pubblico dalla propria parte ti permette di affrontare la partita in maniera più serena, magari fare una cosa con più coraggio, quello è inevitabile. L'ultima trasferta hai cambiato modulo, dicevi per l'assenza di centrocampo, quindi diciamo hai escluso che insomma si possa. No, avevo detto sia per il fatto che già a centrocampo comunque c'erano delle assenze, numerose assenze, sia perché comunque penso che con il Frosinone passare a 3 è una situazione che avevamo sofferto, e quindi sia per la defezione dei centrocampisti, ma soprattutto anche per la squadra avversaria. Quindi, dico, a Bari è pensabile insomma rivedere quel modo, oppure visto la prestazione con il Brescia in casa, l'ottima prestazione? Quello di solito si decide in base sempre alla squadra avversaria e ai giocatori che uno ha a disposizione, ma è perché magari si è fatto la settimana prima bene, o è una scelta, può essere che rimanga lo stesso modulo, può essere che si possa cambiare, però in quel caso da una cosa poi ti volevo chiedere, visto che per le statistiche il gol è stato assegnato a Monachello, quindi la Lega ha segnato il gol a Monachello, che è passato così ad 8 reti, però dal punto di vista statistico è diventato il giocatore che ha segnato di più con la Virtus insomma in Serie B, quindi ha superato Piccolo che nel primo anno fece 7 gol. Magari questo ti volevo chiedere, se questo risultato, che è il primo record della vostra stagione sicuro, è frutto sia delle sue qualità, del gioco vostro che è più offensivo, ti senti insomma di commentare questa bella, insomma, questo bel risultato della vostra squadra? Ma io penso che a prescindere, per me il gol rimane di Stefano, perché mi fido più dei miei giocatori che della Lega e di qualsiasi altro. Il fatto che lui abbia fatto 7 o 8 gol, lui sa come è arrivato a fare questo obiettivo. Dal primo giorno che è arrivato si è messo lì a lavorare solo, il fatto che lui abbia raggiunto questo obiettivo, però mi sembra che anche Thiam abbia fatto 6 gol che l'anno scorso non li aveva fatti, quindi Gatto ha migliorato la situazione dell'anno scorso, sono diverse situazioni, è chiaro che adesso
Si parla solo esclusivamente di Gaetano Monachello, perché comunque ha raggiunto un numero di gol che penso che comunque, a prescindere dal fatto che si parli solo di Monachello, penso che è merito di tutta la squadra che lo mette in condizione. È merito suo, ha lavorato solo dal primo giorno che è arrivato, ma è merito soprattutto della squadra che lo mette in condizione di realizzare gol. Ma come anche gli altri, come Mario, come Piccolo, come Gatto, ma come i centrocampisti, perché anche Vasto ha fatto 5 gol. Sono tante cose che comunque, ripeto, sono risultati di un lavoro sodo che si fa dal primo giorno. Poi, ripeto, la prestazione del singolo si evidenzia perché c'è un collettivo dietro che lavora bene, e non il contrario. Va bene? Ho visto che anche Grossi è tornato ad allenarsi con il gruppo, è convocabile? O... Sì, Paolo è convocabile e abile arruolato come gli altri. Ripeto, solo Nicolas è Piccolo. L'ultima cosa che volevo chiedere un parere su una questione generale sul calcio. Adesso a fine mese l'International Court discute se introdurre la quarta sostituzione dei supplementari e modificare anche il regolamento per quanto riguarda l'espulsione del portiere che commette fallo da ultimo uomo in una chiara occasione da gol. Quale è il tuo parere su queste due? Ma io penso, visto che riguardano la prossima stagione, difficilmente. Io penso che se ci dovessero essere dei cambiamenti, mi auguro sempre che siano dei cambiamenti non solo per lo spettacolo, ma per migliorare il gioco del calcio. Penso che un cambiamento che si deve fare è comunque è quello dell'uso della tecnologia, almeno per il gol non gol, perché è impensabile con l'aggiunta di due arbitri di linea che comunque hanno un costo e che comunque rimaniamo ancora con il dubbio. Penso che su quell'aspetto vada presa una decisione, ecco, il più presto possibile. Poi per le altre situazioni, ripeto, se gli altri sport ci sono delle regole diverse, e il calcio è l'unico sport dove magari è rimasto ancora alle regole vecchie, però ripeto, se ci sono dei cambiamenti ci devono essere solo per migliorare il gioco del calcio, non magari per interessi televisivi o per quant'altro, ecco. Il portiere potrebbe essere... Sì, è chiaro che magari se si parla dell'espulsione in generale, penso che l'espulsione esista ancora in modo definitiva, esista solo nel gioco del calcio, però è chiaro che è anche vero che ci sono delle regole, che se un uomo sta in porta e che comunque evita un gol sicuro, è giusto che rimanga il fatto, che se no cambiare tutto non è neanche giusto, perché se no magari si perde anche di quel bello della furbizia, tanti fattori, comunque è giusto che ci rimanga nel calcio. E invece per commentare le parole di Sacchi, che ha detto che ci sono commentare le parole di un'altra persona penso che non sia opportuno. Comunque io penso quello che volevo, penso che voleva intendere il mister e che comunque salvaguardare un po' il nostro calcio italiano, cioè nel senso che ci sono troppi stranieri, che magari valorizzare più il prodotto nostro, ma anche perché per le nazionali e per dare un po' valore all'Italia. Ma non credo che ci sia del razzismo, oppure chiaro, non si è espresso nel migliore dei modi, ma non penso che si riferiva al colore della pelle, penso che si riferiva solo al fatto che magari dopo una finale del torneo di Viareggio, dove magari l'Inter, adesso non so numericamente quanti stranieri presentava, e si riferiva al fatto che magari di valorizzare di più i nostri giocatori, ecco, penso quello, per il bene del club, ma soprattutto per il bene della nazione. Quando ti facevi le giovani del Milan, sai chi c'era? No, quando sono arrivato io c'era Fabio Capello.